Telespettatori, buonasera. Questo programma viene registrato venerdì a pochissime ore dalla chiusura del termine ultimo per la presentazione delle liste in vista delle regionali, l'elezione del Presidente della Regione e il rinnovo dell'Assemblea regionale. Si voterà il 5 di novembre. Abbiamo ospite con noi Toni Scilla, che è stato già deputato regionale due legislature addietro e che si ripresenta ai nastri di partenza nella lista di Forza Italia. E allora Toni, come dire, nell'ultimi 15 giorni non si è parlato altro, in previsione insomma della presentazione delle liste, di questa situazione interna di Forza Italia, del fatto che l'onorevole Giovanni Lo Sciuto abbia lasciato il gruppo di AP di Alfano per confluire in Forza Italia dietro la promessa di un posto in lista in provincia di Trapani. Tutti avevano detto o avevano previsto quello estromesso sarà alla fine Toni Scilla. C'è stato, come dire, un bailam con Tonino Dalì che si è impegnato tantissimo a tuo favore, devo dire, poi alla fine il cerchio, come dire, si è chiuso con la promessa di Musumeci di far diventare, nel caso lo stesso Musumeci dovesse diventare presidente della regione, Giuseppe Guaiana assessore, e quindi a quel punto si è liberato il posto sia per Toni Scilla che per Lo Sciuto. A questo punto una lista di Forza Italia fortissima, perché vede deputato uscente Stefano Pellegrino, vede Toni Scilla, vede Giovanni Lo Sciuto deputato uscente, e due donne, Calvani da Mazzara, che comunque ha un suo elettorato, l'altra è la professoressa Grimaudo di Alcamo, già candidata a sindaco per la città alcamese. E quindi? Innanzitutto lasciami salutare chi ci sta ascoltando, chi ci sta vedendo. Devo dire che molti soggetti, molti operatori dell'informazione, voglio dire, potrebbero fare tutti i mestieri tranne che i maghi, no? Perché leggendo tutti i quotidiani, leggendo le varie testate giornalistiche, ascoltando anche varie TG, devo dire che davvero non capisco da dove prendevano quelle informazioni. Hanno trattato un argomento di grande importanza politica come se fosse la scelta di un candidato, appunto il fatto di giocare una schedina. E non è così, perché per creare una società importante che possa permettere a questa terra di avere uno sviluppo importante, è importante anche che chi fa giornalismo lo debba saper far bene, senza voler offendere nessuno. Assolutamente. E assolutamente io difendo la categoria con il massimo rispetto. Voglio dire, perché vedete, è successo un fatto molto importante. Noi stiamo proponendo un progetto alternativo al peggiore governo che esiste da quando esiste la regione siciliana, da oltre 70 anni. Crocetta e il Partito Democratico, nella stessa maniera precisa, hanno distrutto ogni speranza per la Sicilia e per i siciliani. Noi centrodestra abbiamo il dovere di creare l'alternativa, la speranza per tutti i siciliani onesti e per bene. In questo progetto noi abbiamo lavorato e in maniera, voglio dire, intelligente, importante. Il nostro coordinatore regionale, l'onorevole Gianfranco Miccichè, è riuscito a rompere di fatto un partito che è quello di Alternativa Popolare, di Angelino Alfano, perché questa operazione non era Lo Sciuto sì o Lo Sciuto no, era un progetto che ha portato ben 5 parlamentari regionali e 2 senatori che hanno lasciato il centro-sinistra per convergere sul centro-destra. Devo dire che la maggior parte erano soggetti che già militavano nel centro-destra. Quindi l'importanza dell'operazione è un'importanza regionale che ci consentirà, perché se noi facciamo una media così banale, 5 parlamentari regionali e 2 senatori sono circa 30.000 voti, 35.000 voti, 35.000 voti che fa uscire dal centro-sinistra e rimette nel centro-destra, parliamo di 70.000 possono voti, spostare quasi il 3% regionale. Siccome le nostre previsioni sono fortunatamente in netto vantaggio, Nello Musumeci sarà governatore della regione siciliana a Dio piacendo e con tutti i siciliani che faranno la scelta giusta il 5 novembre, di questo ne sono sicuro, ma comunque noi dobbiamo guardarci bene dai grillini, quindi le percentuali sono un 3-4 punti percentuali, quindi l'operazione non era Lo Sciuto. Quindi già vedi la sinistra battuta? Assolutamente sì, ma è un'operazione che perché si presenta fatta... perché si presenta divisa o... anche perché l'operazione che ha fatto da Lema e Bersani con MDP, che di fatto presenta Fava, è per rompere definitivamente un centro-sinistra che ha dimostrato essere incapace di governare a livello nazionale, abbiamo visto i risultati di Renzi, e a livello regionale,
e quindi hanno fatto già una spaccatura che quelle pochissime speranze che potevano avere dopo l'esperienza Crocetta oggi, diciamo, sono assolutamente naufragate. Quindi rimane una forma di protesta sterile che non produce nulla, perché non serve oggi protestare, votare 5 Stelle, quando poi la produzione politica che cos'è? La raggia a Roma? Il sindaco di Bagheria? Voglio dire, se questa è la proposta politica, è normale che oggi l'unica parte politica che può assicurare una certa tranquillità al paese, oggi l'Italia e la Sicilia in particolar modo ha bisogno di una proposta politica che dia serenità, che dia una prospettiva, che dia un progetto politico. Ritornando... No, io voglio cavalcare un attimo ancora questo argomento, però le cronache politiche ci dicono che nelle ultime ore, negli ultimi giorni, questo centrodestra che si ripresenta finalmente, insomma, per voi unito rispetto alla... L'esperienza del 2012. Aspetta, l'esperienza del 2012, però già comincia ad avere problemi al suo interno con delle frizioni, il caso Armao, insomma. Anche lì, guarda, siccome quando tu fai una coalizione abbastanza larga, perché dobbiamo dire che si è riuscito a mettere dentro da la Meloni e da Salvini fino al centro medorato dei popolari autonomisti, quindi c'è un'aggregazione di centrodestra che è abbastanza variegata. È normale che in campagna elettorale possono esserci delle frizioni rispetto a posizioni tipo quella del listino, ma voglio dire, il nostro progetto è un progetto serio, credibile, che ha dimostrato anche governabilità e che dimostra che già in Italia, a differenza del PD, vedi la Liguria, vedi il Veneto, vedi la Lombardia, c'è un buon governo. Noi non diciamo di avere la bacchetta magica, sappiamo che il paese vive momenti tremendi, soprattutto il problema del lavoro per i giovani, ok? E quindi noi oggi abbiamo il dovere di fare tutto un passo indietro affinché la Sicilia possa fare un passo avanti. Ritornando a quella questione, quindi, della tua domanda iniziale, il problema non è all'usciuto, il problema era che in quel momento in cui tu compi quell'operazione, fra i 5 deputati regionali, perché c'era Germanà a Messina, c'erano Cascio e Alongi a Palermo, e c'era anche l'onorevole Asciuto, che era del nostro collegio di Trapani. La federazione di Trapani, che ha lavorato con intelligenza, lungimiranza e capacità, aveva già preparato una lista forte, presentabile e credibile, che era composta dalla mia persona, dall'onorevole Pellegrino e da Guaiana, che era un consigliere comunale di Trapani che aveva ben lavorato. Questa operazione ha creato quella problematica che è normale dialettica all'interno di un partito politico grande che vuole governare l'Italia, e quindi abbiamo trovato quella soluzione. Intanto presentiamo la lista più forte possibile, perché serve vincere le regionali per governare, per dare autorevolezza alla Sicilia con un governatore importante come Nello Musumeci, e che ciò ci consenta di preparare poi la vittoria che ci deve portare di nuovo a governare il paese. Quindi niente di, voglio dire, di particolare. Capisco che però c'è giornalisti facevano, ma io posso dirvi che ero sereno, tranquillo, so come funziona la politica. Però sul fatto che io andassi in lista non c'erano assolutamente, voglio dire, problemi. Certo, ci sono tanti nani della politica, molti nostri concittadini, qualcuno anche pseudo autorevole, che ha lavorato per cercare di rompere la credibilità dell'unico candidato che oggi a Mazara può vincere le regionali, ed è un fatto scientifico anche, se volete, oltre che per storia e per appartenenza politica. Ci sono stati veri questi tentativi, a questi dico: già avete preso la prima botta, calmatevi, perché poi il 5 novembre prenderete la successiva. E allora, parliamo adesso della candidatura di Toni Scilla. Da molte parti sento dire Toni Scilla si ripresenta al regionale, però effettivamente nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, dopo, insomma, così la sua candidatura a sindaco della città, era un po' sparito dai radar. Così? No, io ho sempre avuto e avrò sempre assoluto rispetto istituzionale. Non avendo in quel momento nessuna carica istituzionale, era giusto che questo impegno che deriva dalla rappresentanza popolare, sia essere il ruolo di sindaco, sia essere il ruolo di parlamentare, lo dovevano svolgere altri, l'attuale sindaco della città, ed è a tutti noti il risultato di come è ridotta la nostra splendida città. E ricordo a tutti che Mazara aveva un deputato parlamentare.
c'aveva un deputato regionale. Qualcuno se non se ne è accorto, perché evidentemente poi faceva dei paragoni rispetto a quando io ero in assemblea e quindi ho difeso questa provincia a partire dall'aeroporto, perché basterebbe soltanto analizzare la questione dell'aeroporto di Birgi per non votare nessuno dei candidati uscenti. L'unica risorsa vera per salvare sul piano economico questa nostra provincia rischia di chiudere, perché abbiamo chiuso il rapporto con Ryanair. Noi avremo l'aeroporto praticamente chiuso da novembre a marzo. È una vergogna o non una vergogna? A me fa ridere soltanto vedere lo spot del deputato Oddo, e in quello spot dice: per avere difeso l'aeroporto, apri e leggi le cronache dei giornali e dei telegiornali e vedi che l'aeroporto praticamente sta chiudendo. Se per difendere una struttura così importante significa farlo chiudere, auguriamoci che di queste difese non ne vengano più. Detto questo, io ho continuato a lavorare, perché ho sempre cercato di servire il mio territorio, ho lavorato sempre per difendere i polmoni vitali, e sono, per quanto riguarda la provincia di Trapani, l'agricoltura e la pesca, e ricordo a tutti che noi abbiamo creato una struttura nazionale che è Agripesca, che rappresenta appunto le imprese agricole e le imprese di pesca. Abbiamo creato la struttura regionale a Mazara del Vallo, alla presenza del sottosegretario alla pesca, del direttore generale nazionale e del direttore regionale per quanto riguarda il Dipartimento Pesca, per dimostrare che la politica non è soltanto essere parlamentare, la politica è servizio, la politica è dedicarsi alla tua gente e alla tua comunità. Certo, partendo dal presupposto che tu non hai una bacchetta magica, ma sapendo che ci vuole competenza, che ci vuole conoscere i problemi, che avere la forza anche di saper raccordarti con i tavoli regionali, nazionali e comunitari per raggiungere degli obiettivi importanti. Li abbiamo raggiunti anche senza che io avevo la carica istituzionale. Era normale che era un momento interlocutorio, ora c'è il momento elettorale, tutti scendiamo ora nell'arena per giocarci la partita. E allora, quindi siamo qui, analizziamo questa partita, interroghiamo Tony Scilla come se fosse un allenatore prima dell'inizio della partita. Sappiamo che i deputati da eleggere in provincia non saranno più 7, ma saranno 5. E quindi questo già da solo fa capire che qualche pezzo d'osso salterà fuori. E ricordo a tutti che questa legge di riduzione da 90 parlamentari a 70 parlamentari, Tony Scilla l'ha votata, perché si è votata nella mia legislatura. Quindi qualcuno che parla di difesa della casta e poi invece ha fatto il parlamentare senza mai fare delle operazioni concrete, mentre chi parla che invece ha rispetto della democrazia, e la democrazia ha un costo, io ero per esempio contrario all'abolizione delle province, perché abolire le province non ha prodotto nessun risparmio e ha creato dei servizi su temi importanti, quali i trasporti, quale la scuola e la viabilità. Quindi voglio dirvi, una cosa è la demagogia, una cosa sono i fatti concreti. E io voglio dire, ho votato una legge da parlamentare riducendo i parlamentari regionali da 90 a 70, quindi lavorando contro, voglio dire, la mia posizione. E oggi a Trapani sono 70. Su questo sono pienamente d'accordo, perché io la settimana scorsa sono stato sulla strada provinciale che da Marsala porta a Petrosino, e devo dire che quell'incrocio per morto quel ragazzino è da galera, quello è un omicidio, ecco perché lasciamo. Bisogna fare la politica con la P maiuscola e non le banalità. E allora saranno cinque parlamentari, sono tanti mazzaresi in lista. Noi abbiamo avuto tanti ospiti durante il nostro notiziario, tu sai che noi facciamo questo esperimento un po' particolare, e qualche soggetto ha come linea politica ha detto: votate Mazzarese. Guarda, io non sono di questi, non penso, io nell'era in cui se tu sei in America puoi andare a farti il weekend sulla luna, parlare ancora, ecco, mazzarese, marsalese, trapanese, già chi ha detto questo, secondo me, da certi punti di vista comprendo cosa si voglia dire. Oggi serve votare le persone che possono difendere un intero territorio. Tu vai a fare il parlamentare regionale, tu vai a legiferare, non puoi ridurre questo spazio politico attivo rispetto a questa posizione regionale. Quindi assolutamente non condivido, bisogna votare quelle persone capaci che hanno dimostrato di saper svolgere bene l'attività di parlamentare, ok? Che hanno passione, che hanno competenze e che hanno dimostrato anche quell'onestà che dice la mia storia, non lo dice uno slogan, perché Tony Scilla ha fatto il consigliere comunale,
ha fatto l'assessore, ha fatto il presidente del consiglio e ha fatto il parlamentare. Io sono stato in politica, sono qui sereno, pulito, tranquillo, ho fatto tante cose, qualcosa non l'ho fatto, ma posso guardare negli occhi tutti, perché ho dimostrato che l'onestà non è uno slogan, una condizione di vita reale. Per quanto concerne invece la domanda che tu poni, è importante invece, perché noi votiamo per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana e per l'elezione del presidente, del governatore. Sono due modi di votare diversi, perché tanto il governatore, lo eleggi col maggioritario, non c'è il ballottaggio in Sicilia, chi prende un voto in più vince, ok. Invece l'elezione dell'assemblea viene fatta col proporzionale puro, quindi significa che prima devono entrare i partiti con le percentuali, con lo sbarramento del 5%, poi all'interno di quei partiti ci sono le preferenze. Ora tu che ti candidi in un partito che non esiste, non puoi fare mai il parlamentare. Chi si ferma a riflettere? Perché se un partito, vedendo la connotazione regionale, primo, non prende il 5% regionale, non compete, non partecipa alla distribuzione dei seggi, che ricordo a tutti non sono 70, sono 62, perché uno è il candidato presidente che arriva secondo e l'altro è il listino. Sono il listino, il presidente che vince con i 6 deputati che si porta dietro. Abbiamo 62 posti, per quanto riguarda Trapani sono solo 5. Chi sono le forze politiche oggi realisticamente che superano lo sbarramento, che non è il 5%? Il 5% è il dato regionale, sul dato provinciale diventa il 10%. Quindi se tu sei dentro il 5 Stelle fai il deputato, se sei dentro il PD fai il deputato, se sei dentro Forza Italia fai il deputato, tutto il resto è poesia, è soltanto la voglia di qualche giovinetto che magari ha perso la cognizione, il contatto con la realtà, illudendosi che tu vorresti fare il deputato, come se tu dici guarda mi piace, schermaglie, mi piace, no voglio dire mi piace un paio di yoga e te lo vai a comprare, non è così. Puoi avere anche, non lo so, una tua condizione economica, fare il parlamentare è una cosa diversa. Tu devi soffrire, devi sudare, devi lavorare, devi conoscere, devi dare tutto per gli altri. Quindi se tu oggi ti candidi sapendo che in quella lista, e basta fare anche delle previsioni, quali sono le liste, come sono composte, se intanto quella lista, ripeto, supera lo sbarramento regionale, e poi andiamo a vedere quello invece provinciale nel nostro caso. Quindi oggi la partita fondamentalmente si gioca all'interno di quelle liste, tanto è vero che l'input nostro che arriva dal presidente Berlusconi è quello di avere liste fortissime, vanno liste più forti, perché servono le preferenze, ecco, non la lista bloccata, perché tu devi mettere la faccia quando ti presenti, devi essere votato, perché poi se sei votato e rappresenta il popolo devi avere quella capacità di sbattere pugni, perché quel popolo che ti vota deve essere rappresentato dentro le istituzioni. Quindi io davvero con molta calma dico a tutti i cittadini intanto di andare a votare, perché è un sacrilegio non andare a votare. La politica o la fai o la subisci. La politica è qualcosa di meraviglioso, i politicanti, quelli che hanno usurpato la fiducia, la dignità dei cittadini, sono un'altra cosa, quelli vanno cacciati, scusami il termine, a calci nel sedere. Ma la politica non può essere relegata a qualcosa di non importante, perché la politica, ripeto, è servizio. Quindi intanto andiamo tutti a votare e dopodiché ragioniamo, perché bisogna capire qual è la legge elettorale. Io sono stato una vittima di questa legge elettorale, perché io ricordo a tutti che io nel 2012, scusate, sono stato il più votato in provincia di Trapani. Io ho avuto quasi 9.000 preferenze, più di qualcuno che è andato a fare l'assessore regionale. Ma poiché sono stato candidato in una lista che non ha superato gli sbarramenti di cui poco fa, io non sono entrato in Parlamento e ci sono parlamentari con 2.000-3.000 voti. Allora vogliamo ancora una volta cadere in questi errori? Vogliamo fare il voto utile per difendere una provincia che è mortificata? Perché ho parlato poco fa della questione aeroporto, ma potrei parlare di tanti altri aspetti, a partire dalla sanità che è stata anche lì macinata. È una vergogna la sanità che ci sta offrendo questo governo regionale, altro che concorsi. Hanno accontentato probabilmente qualche primario amico e hanno poi distrutto la sanità rispetto alle esigenze dei nostri concittadini. Allora io dico, il 5 novembre è una data storica quasi, perché per la prima volta, amici miei e amiche mie, andiamo a votare per il rinnovo di un Parlamento a 70, e quindi quel Parlamento legifererà e influenzerà il nostro futuro. E quindi è un voto che è davvero importante. Allora non facciamoci, ecco, prendere da chi, anche legittimamente, perché magari
voglio dire, a volte si può perdere anche il lume della ragione, il contatto con la realtà, ma il voto non è una cosa con cui scherzare. Ci sono state persone che hanno dato la vita per regalarci la democrazia, e quindi quando si entra in quella cabina elettorale non si può scherzare. Allora intanto andiamo a capire come è disciplinato il gioco elettorale. C'è una legge proporzionale che stabilisce le liste che prendono i deputati. Se non sei in quelle liste, diciamo, rispetto alle liste più importanti è stato più difficoltoso fare le liste. Perché, quindi, a questo punto diciamo, Forza Italia è un partito che viaggia percentuali alte sicuramente. Non io sono convinto che noi faremo davvero un risultato. Quindi a questo punto la partita te la giochi con gli altri tuoi colleghi. All'interno della lista ci sono due concorrenti che hanno due onorevoli uscenti. Due onorevoli uscenti. Io, siccome non sono uscente, ma ho fatto il parlamentare, c'era una volta il ministro senza portafoglio, no? Io ho fatto il parlamentare senza portafoglio. E quindi, siccome il contatto col territorio non l'ho perso, sono davvero convinto che questa volta vincerò le elezioni. E quindi, sapendo che posso anche perderle, perché è una sfida, se tu giochi a certi livelli è normale che la partita è più complicata, ma deve avere anche la consapevolezza, voglio dire, che puoi giocare per vincere, per poter assicurare un futuro a questa provincia. Quindi io sono, è normale, è matematico che Forza Italia farà il parlamentare. Io sono convinto che comunque ne vedremo delle belle, perché ripeto, la legge, un altro aspetto importante è quello che, se qualora una lista forse potrebbe prendere due anche così. Due, quindi, per dirti, stiamo parlando di numeri, poi voglio dirti, una lista però è quello, perché alla fine riparte... c'è obiettivamente c'è il rischio che o 5 perché Stelle o Forza Italia o il PD in linea potenziale potrebbe prendere anche il secondo parlamentare, è un fatto assolutamente matematico. Poi ripeto, se prendono il 5% ci sarà una suddivisione poi provinciale, quindi le prime 5 liste faranno poi chi dovrà andarci a rappresentare in Parlamento regionale. E parlando un po' di programmi, perché a me piace poi certo, secondo me, e l'ho detto anche ad altri che sono intervenuti, le due urgenze con cui il governo regionale, l'assemblea regionale dovrà misurarsi sono: uno, la questione dei rifiuti, perché veniamo da anni in cui praticamente non si è fatto altro che combinare danni, e l'altra, insomma, ripristinare la questione delle province o quantomeno enti di area vasta che possano ovviare alle incombenze, insomma, che abbiamo visto. Basta guardare la strada litorale Mazara Torretta, che da 5 anni è ferma lì. Sicuramente sono due problematiche notevoli. Quella delle province, sappiamo che nell'ultimo scorcio di legislatura è stata rivotata l'elezione diretta per il rinnovo sia dei presidenti di provincia e sia nei consessi civici provinciali. C'è stata la riduzione del 30%, quindi un altro anno sicuramente si andrà a rivotare, fortunatamente in maniera democratica, per le province, e bisogna ridare ancora più valore alle province, togliendo tanti carrozzoni, molte cose, anche la gestione dei rifiuti, la gestione idrica, le scuole, possono essere tutte concentrate rispetto appunto al ruolo di queste aree vaste che poi sono le province nel nostro statuto siciliano. Anzi, la provincia deve diventare qualcosa in più, perché può rappresentare tante comunità. Non ha senso se alla BIT di Milano, alla Fiera a Francoforte ci va Mazara, Marsala, ci va la provincia di Trapani, la provincia rappresenta tutto ciò che, voglio dire, ha questo territorio. Quindi, però questo lo considero già un problema praticamente anche risolto, perché comunque bisogna stabilire la data delle elezioni e vedere se c'è qualche modifica alla legge che deve appunto riportare, fortunatamente dico, è prima possibile alla elezione delle province. Per me due temi fondamentali sono quello del lavoro. Io penso che oggi... E la questione dei rifiuti, che pensi? La questione dei rifiuti è un fatto che è notevole ed è talmente semplice risolverlo che il fatto che non si sia risolto significa che c'è qualcosa che puzza dietro. Perché, voglio dire, se tu oggi non risolvi quel problema con i termovalorizzatori, e quindi a questo poi abbini una sera
vera e preparata, raccolta differenziata, il problema non lo risolve. Questi termovalorizzatori non nascono mai, perché poi servono a tutti, che ci sia il caos del rifiuto, che tutto un tratto i sindaci sono costretti a lavorare con, voglio dire, atti emergenziali, ma Zara ne sa qualche cosa, e a quel punto poi magari oltre al problema si creano anche altri tipi di situazioni. E quindi è un problema che va affrontato con serietà e va affrontato nella maniera, ma ripeto, è un problema che si può risolvere, non è un problema che è impensabile risolverlo. Io ripeto che per quanto mi riguarda, con la questione dei termovalorizzatori, poi ripeto sulla tipologia, perché lì voglio dire con la tecnologia mai avanzata ce ne sono diversi tipi, ci sono diverse opzioni, ma io parlo che oggi noi per risolvere il problema dei rifiuti dobbiamo togliere il business delle discariche, che sono in Sicilia dai privati, e quindi capite bene cosa c'è dietro a questo tipo di operazione. Dopodiché io penso che questa Sicilia ha bisogno di due elementi: una è quella anche di una rivisitazione vera del bilancio regionale, ok? E dopodiché, ripeto, ma questo è un problema anche nazionale, oggi noi dobbiamo cercare, dobbiamo fare tutto quello che serve per assicurare un futuro alle nuove generazioni. Oggi se mio figlio, tuo figlio, un giovane deve lasciare la Sicilia, lo deve fare per una scelta, non perché invece è obbligato. E siccome la Sicilia ha potenzialità infinite, perché davvero in Sicilia si può fare turismo che crea economia, che crea PIL, che crea posti di lavoro, è un sacrilegio non farlo, perché per essere industriali non è che bisogna per forza produrre elettrodomestici, auto, no, bisogna essere industriali vendendo ciò che hai: il sole, il mare, la storia, la cultura. Noi e voi oggi abbiamo anche una posizione, diciamo, storica, sociale molto favorevole, perché queste problematiche che stanno occupando, voglio dire, la parte nordafricana, quindi Libia, Tunisia, Egitto, che erano mete turistiche importanti, adesso, con queste problematiche che ci sono, no? Oggi si stanno spostando tutti sulla nostra splendida isola. Allora, se riusciamo a mettere in ordine, in rete, questo ragionamento, possiamo creare davvero un futuro notevole. Ma per fare questo, l'altro problema vero della Sicilia sono i collegamenti. Ma è normale che da Messina per arrivare a Trapani si deve impiegare quasi 6 ore, quando invece con una rete viaria, con una rete ferroviaria, con dei collegamenti fatti seri, tu potresti da turista in 2 giornate visitarti una isola splendida, a partire, ripeto, da Taormina fino ad arrivare a Cefalù, fino ad arrivare a Mazara, Marsala, Legati, tutto quello che di bello abbiamo. Allora serve che cosa alla fine? Prima che dei bravi politici, serve che vadano a governare questa terra persone per bene, persone capaci. E io davvero sono sceso di nome in campo convintamente, perché sono sicuro che Nello Musumeci è il presidente che serve oggi alla Sicilia e ai siciliani. Senti, perché è un soggetto che ha dimostrato capacità amministrative vere, perché è stato già, perché io sono convinto che questo non lo può fare un improvvisato, non può cancellare, signori miei, pensare minimamente di poter governare la Sicilia, un soggetto che neanche conosce assolutamente i meccanismi della politica che sono vitali per poter governare. Oggi serve il primato della buona politica, la politica con la P maiuscola, non puoi più improvvisare. E allora, siccome Nello Musumeci ha dimostrato che ha saputo fare ottimamente il presidente della provincia regionale di Catania, è stato europarlamentare, è stato sottosegretario di Stato, e anche lì ha dimostrato competenza, serietà e onestà. Allora non sbagliamo, davvero, e voglio dire, il 5 novembre è una data storica. Votate centrodestra, votate Forza Italia, votate Toni Scilla e votate Nello Musumeci. Toni, io ti voglio chiedere un'altra cosa. Non pensi che un altro obiettivo sia quello un po' di snellire, non dico la macchina burocratica, ma quantomeno dare un'accelerazione alle pratiche della regione? Che c'è dubbio? Abbiamo un esempio a Mazara che riguarda l'escavazione del Porto Canale, insomma è inutile fare la storia, ma Anche lì da galera, guarda, una vergogna. Io se raccontassi quella storia che ho vissuto, guarda, tutto durante la mia legislatura, quella, diciamo, antecedente a questa, quella col presidente Lombardo, è stata fatta una norma che riguardava la semplificazione burocratica di tutte le procedure amministrative. Quella norma non è stata mai applicata dal governo Torre Crocetta, che ha fatto soltanto show da Giletti a Rai 1 e non ha fatto assolutamente politica. Perché tu devi sicuramente sistemare bene la pianta organica della regione siciliana,
perché tu trovi uffici tecnici dove anziché trovare ingegneri o geometri trovi ragionieri, e gli uffici contabili anziché trovare lì ragionieri trovi invece gli ingegneri. Perché? Perché lì le raccomandazioni, le clientele, che da quel punto di vista non hanno colore politico, lì è un costume che si è calato nella politica siciliana. C'è stato un momento in cui è andato bene un po' tutto, ora basta, bisogna mettere un punto, rivedere assolutamente la pianta organica, rivedendo le vere professionalità, dotando, ecco, di un'applicazione di norma che possa semplificare le procedure burocratiche, e poi togliere quei carrozzoni politici, che altro poi l'abolizione delle province, no? Ci sono degli enti che percepiscono ingenti contributi dalla regione siciliana, che dovrebbero lavorare per risolvere nel caso specifico queste problematiche, tipo l'escavazione del Porto Canale. Oggi sono passati a un'altra legislatura, è passata un'altra legislatura, e di fatto il Porto Canale, che è la vera, cioè, dalla cui risoluzione del problema dipende il futuro della nostra città. Perché l'escavazione del Porto Canale non bisogna farlo come si sta cercando di fare con i fondi della protezione civile, che sono circa 2 milioni, 2 milioni e mezzo di euro, e forse neanche ci sono più. Lì c'era un progetto specifico che riguardava la riqualificazione ambientale dell'intera area per dare una maggiore vivibilità ai cittadini. All'interno di questo progetto generale, che prevedeva anche banchinare tutto il fiume, l'illuminazione, c'era anche l'escavazione del Porto Canale, quel progetto nazionale che era stato proposto dall'attuale amministrazione. Vi ricordate quando venne Mattioli a Mazara, allora, nella prima campagna elettorale? Sono passati i primi 5 anni, ora stanno passando gli ultimi 5 anni, perché ricordo a tutti noi, a me stesso, che nel 2019 aprile si ritorna a votare a Mazara, e quel progetto è rimasto nel cassetto. Perché? Perché i progetti camminano sulle gambe degli uomini, e allora serve questa politica, non la politica bla bla bla, la politica del fare, la politica di sapere che dalle risoluzioni di certi problemi può dipendere, o meglio dipende, il futuro di intere comunità. E mentre noi parliamo, in questi giorni si è conclusa una manifestazione a Mazara, Blue Silent, che dovrebbe essere una manifestazione che riguarda, no, il mondo imprenditoriale, soprattutto della pesca, il distretto della pesca. Ospiti, voi fate una cosa, andate a guardare gli ultimi 5 anni, no? Voi che siete una redazione giornalistica, non c'è bisogno, perché sono sempre gli stessi comunicati, no? Si inizia con un momento in cui verranno tutte le delegazioni, no, di tutto il mondo, e poi tutto un tratto vengono, e poi appena finiscono ci sono prima 100.000, poi 150.000, 200.000, diciamo, visitatori. Allora, se questa manifestazione, riguardano un momento di spettacolo, e allora va bene, sono delle belle manifestazioni. Abbiamo fatto il pane condito, il pane gonzato più lungo del mondo, abbiamo fatto la cazzata siciliana, però mentre si faceva queste cose c'era un natante, mazzarese sequestrato in Tunisia, che ha avuto messo un'ammenda prima di 70.000 euro, ridotta al 50%. Ma questo è un fatto grave, perché erano decenni in cui col governo tunisino i rapporti erano ormai talmente amicali che un sequestro potesse portare a queste conseguenze. Quindi voglio dire, una cosa sono le chiacchiere, una cosa è l'apparire, e una cosa la sostanza. Questo è un fatto emblematico. Mentre da un lato si festeggiava, non si capisce bene che cosa, dall'altro lato, vero, un polmone economico importante come appunto la pesca, con la marina mazzarese, ha ancora oggi, mentre parliamo, un natante che è sotto sequestro. Devo dire che oggi, grazie anche all'interessamento del presidente del Parlamento di Strasburgo, onorevole Tajani, c'è stata la bella notizia che due marittimi mazzaresi possono tornare a Mazara, al di là della questione che riguarda gli armatori. Quindi hanno, questo è importante, perché davvero siamo stanchi di subire questi soprusi, di subire questi attacchi, mentre noi cerchiamo soltanto di andare a fare economia, a guadagnarsi appunto un pezzo di pane, perché noi come marineria di Mazara davvero abbiamo pagato un prezzo notevole in termini economici, e purtroppo anche in termini di vita umana. Arriverà da Palermo, dalla regione, la riqualificazione della rete ferroviaria in provincia di Trapani, quindi magari eliminare qualche passaggio a livello? Lì, nel piano che si fa rispetto ai fondi comunitari, inserire questa progettualità
è fattibile, però è un problema che poi riguarda, sono scelte che riguardano l'amministrazione comunale, perché bisogna anche capire un pochettino quelli che sono, voglio dire, i ruoli e quelli che sono i compiti. Il governo regionale traccia le linee guida, predispone bandi comunitari, poi le varie amministrazioni locali devono preparare quei progetti che dovrebbero, per esempio, anche, no, sistemare la rete fognaria, la depurazione. Ma come si fa ancora a parlare di città proiettata non so dove, quando andate a fare un giro sul lungomare e andate a vedere quegli scarichi che sono una vergogna soltanto al pensiero di vederli, al di là del fatto del male fisico che possono fare? Allora cosa voglio dire io a tutti i nostri ascoltatori? Che il 5 novembre è una data importante, lo ripeto, e allora bisogna fare una scelta seria, una scelta ponderata. Non bisogna lasciarsi prendere dalla foga, dalla rabbia, e bisogna capire che intanto, ripeto, bisogna andare a votare e che bisogna scegliere quella parte politica che ha dimostrato con tutte le difficoltà che questa regione si può governare, perché, ripeto, al di là delle chiacchiere, i nostri governi di centrodestra hanno prodotto dei risultati concreti che hanno consentito alla Sicilia comunque di fare dei passi avanti. Molte cose non sono state fatte, molte cose bisogna farle, e ripeto, la garanzia di questo nuovo progetto politico è quello del candidato governatore Nello Musumeci. È importante questo. E poi Toni Scilla, ovviamente. Ho come l'impressione, come dire, che molti si sono lamentati del fatto che Toni Scilla sia stato un po' fuori dagli schemi, dagli schermi nell'ultimo periodo. Poi abbiamo visto che con questa grinta ritroveremo nel prossimo mese. Guarda, posso dirti una cosa? No, vedo che insomma... No, ma ti dico una cosa, guarda... c'è tanta voglia. Nella vita, questo lo dico così a me stesso, lo dico a chi, ripeto, tanti amici miei, la vita è fatta di tanti momenti, momenti belli, momenti brutti, non bisogna mai perdersi d'animo, anche le cose negative hanno poi fondamentalmente anche qualche cosa di positivo. Io non me l'aspettavo... con il risultato elettorale che avevo, pensavo appunto di ritornare in assemblea, non l'ho fatto, però dopo un momento, anche se vuoi di rabbia per come sono andate le cose, che poi se andassimo a raccontare la storia, che io poi non è che quella lista lasciassi io, quella lista è stata svuotata la mattina alle 11 sì. E alle 16 si presentava, perché chi non c'era una politica scappò da quella lista, perché appunto c'è stato un attacco verso un ambiente e un politico che difendeva davvero il territorio, perché io difenderò sempre il mio territorio, io difenderò sempre la mia provincia, io difenderò sempre la mia comunità. E quando ero in assemblea non ho fatto il patto col palazzo, io ho aperto il palazzo alle persone, e se oggi io, nonostante non sia uscente, sono in grado di vincere le regionali, perché io penso, senza nessuna arroganza, me lo dico proprio per constatazione, mi gioco la partita per vincerle queste regionali, soprattutto con l'aiuto di chi capisce bene l'importanza del momento, il tipo di partita, le regole della partita, e perché io ho continuato ad avere anche fuori le telecamere, anche senza la prima pagina, perché, ripeto, servire le istituzioni non è soltanto se tu sei onorevole o se tu sei sindaco, lo devi fare soltanto se lo senti, perché, ripeto, la politica è servizio e passione. Io sono uno da quelli che voglio ristabilire il primato della politica, il primato delle cose fatte per bene, e questa scelta, cari amici miei, che dovete fare il 5 novembre, oltre che di schieramento di persone, è tra persone per bene e persone invece che non meritano la vostra fiducia. Basta guardare anche chi si presenta rispetto al fatto che ci sono soggetti che oggi sostengono questa parte politica, quando invece fino a qualche ora fa sostenevano altro. Ma voi avete intelligenza per capire, e sono sicuro che farete la scelta migliore e che insieme possiamo determinare quella vittoria che contribuirà a rendere la nostra provincia più autorevole e più importante. Chiudiamo qui questo incontro con Toni Scilla, siamo appena all'inizio, oggi primo giorno ufficiale di campagna elettorale, insomma di qua al 5 novembre sono sicuro che ci risentiremo tante volte. Grazie a tutti voi, grazie a tutti. Grazie a voi e grazie a te, vedo che sei sempre invece tu in forma. Sì. Complimenti.